Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. È una puntata che si apre con una notizia purtroppo triste, perché poco fa Gianni Antonucci, venendo in studio, l'ho visto particolarmente come dire, giù di morale. Gli ho chiesto cosa fosse accaduto e ha dato una notizia triste in assoluto per i tifosi, chiamano il Bari, perché purtroppo si è spento una delle bandiere della storia del club biancorosso, Mario Mazzoni. Aveva 88 anni, dopo Gillet e Loseto, e il giocatore del Bari col maggior numero di presenze. Giusto, Gianni? Giustissimo. È stato il capitano vero del Bari, una persona veramente gentile, una persona sportivamente sana. Tutto, io mi sentivo quasi un giorno sì, un giorno no, da 30 anni, da 40 anni, da sempre. Avanti ieri sera ci siamo sentiti, lui non stava bene, si era fatto fare un controllo, se non che oggi all'1:30 mi ha chiamato il figlio di Capocasale, il dottor Nicola, per dirmi: guarda, è successo questo, mi ha telefonato il figlio, io ho chiamato. Ma naturalmente stanno ancora sotto shock pure loro, anche se purtroppo è un'età venerabile. Mario Mazzoni verrà ricordato sempre, anche se noi abbiamo appena appena preparato queste fotografie che ho preso dal mio archivio in fretta. E vorrei che il Bari possibilmente domenica scendesse con il lutto al braccio. Mi pare che sia anche doveroso per uno che è stato per 10 anni capitano del Bari ed è stato uno dei pochi giocatori italiani che dalla quarta serie, cioè dalla Serie D, ha portato la squadra alla Serie A. Questa è la verità che io vorrei che tutti quanti sapessero, perché questo non era soltanto un atleta, non era un giocatore, non era solo un capitano, ma era soprattutto un uomo. E grazie per questo ricordo a Gianni Antonucci. Chiaramente il periodo di tristezza, almeno per tre quarti d'ora, dobbiamo cercare un po' di allontanarlo, anche perché oggi è in trasmissione Renato Ciardo e con lui non si può non sorridere. Vabbè, tu Renato proprio oggi Ciardo, devi farmi e non venire. Sapevamo cosa è accaduta. Adesso vado, Renato Ciardo, che è ripartito con il Ciardatano, programma di grande successo, bellissimo, di culto, direi, per tutti, ma soprattutto per gli appassionati. Come dire, della musica di qualche anno fa, 60-70. Sì. Quest'anno parliamo degli anni 70 e degli anni 80, quindi quelli nostri più o meno. Più miei. 70 sono miei, 80 sono, sono del tuoi. 74. Sei nato nel 74. Sì. Io sono del 65, quindi li becco in pieno. Insomma, perciò sei venuto ospite l'anno scorso, ricordi, pure, perché sei degli anni 60. Degli anni 60, infatti. Renato, io ti aspettavo da qualche settimana, purtroppo so, è già capitato proprio oggi. Sono frastornato. Tornato, anche ripeto, anche se l'età è venerabile, magari ero anche più giovane di me, ben indesso, però sai, a quanti anni hai tu? Io, Mario Mazzoni. Tu, no, no, tu quanti anni hai? 91. Veramente? Movimento Smola firma, giuro, per arrivare all'età tua, 91 anni. Vabbè, però c'è questo, che quando tu perdi un amico sincero, perché nel calcio sono pochi quelli sinceri, guarda, te lo dico sinceramente. Non lo so, perché come ben tu, sapete, vabbè, io di calcio non me ne intendo, cioè, nel senso che non è che non sono un tifoso. Musicale, però sei stato al San Nicola, lui non si intende di calcio? Però ha partecipato da protagonista alla festa del Bari per il ritorno in Serie C. Chiesto, e abbiamo la clip. E mi hanno detto, scusa, visto che tu sei barese, anche se non sei tifoso. No, chi te l'ha detto? Io sono tifoso del Bari. Solo che non capisco molte cose tecniche del calcio giocato. Forse tu, penso che tenevi 12 anni fa, 12 anni di meno ovviamente, certo. No? E tuo padre è stato colui che ha presentato il libro mio al Teatro Team insieme alla con la serata dei 100 anni del Bari. E mi ricordo anche una piccola gag che lui fece quando fu chiamato sul palco. Lui si presentò con la sciarpa del Lecce. A me la dice. Fece questa gag per andare. E questa è la serata. Te le ho portate. Bellissima. Vedi, c'è lui là, la serpentola. Me la ricordo perché stavo tra il pubblico. Questi qui c'è con Maurizio Iorio e Lorenzo Amoruso. Amoruso. Sì. Sono bei ricordi, dai, insomma, sono passati 12 anni. Già, mamma insomma, mia, già. Sì. È così. Vabbè, però vogliamo adesso invece una cosa che è accaduta più di recente, perché prima della gara...
prima della gara, prima che vincesse, io Bari addirittura mi chiese Cristian, disse, ma secondo te quanto vince il Bari? Sì. Se dovesse vincere, disse, secondo me vince 3-1, invece ha vinto 2-1, per un punto, vabbè, Baschi ha vinto. Ci sta. Vediamo il tuo intervento in quel giorno di festa biancorossa. Non si imbarisce la mec du mon, si ma tranquil già che chiam che tut, e a quan già chiama velim se qua, almen se quan scardam le uan. Tappa, tappa, già ti, tappa, tappa, già ti. Senti, onestamente, che hai provato, obiettivamente, per un'emozione. Quanto tu sei un calciofilo, però stare lì, San Nicola, uno dei davanti a tanti tifosi del Bari, che hai provato in quel momento? Un'emozione indescrivibile, perché io sono andato sì agli stadi, ma per i concerti, quindi allo stadio San Nicola sono andato a vedere Vasco Rossi, credo 4 anni fa o 3 anni fa. Suonare lì, cioè praticamente sul campo, e avere 20.000 persone, perché erano 20.000 credo, è stata un'emozione incredibile. In più là, io cantavo dal vivo e avevo questo magone che non scendeva. Infatti poi, vabbè, ho fatto il brano. E non è stato facile, insomma, assolutamente. In più, molta gente che dice, vabbè, ma che cosa c'entri tu con il Bari? Sei barese. Come, io sono barese, Bari, e quindi mi hanno chiamato. Senti, mi ricordo una curiosità, perché comunque questo brano che nasce forse come un brano da web, o sbaglio? Questo brano nasce per caso nel mio quartiere, che è Japige, perché stavo stendendo a casa, passò Yun e questo qua faceva oh tappa tappo chadi, non a me, a uno che stava là. Io sentì questa cosa qua, disse, però assai, questo può diventare un musicale, tormentone musicale. Perché poi, se ci fai caso, sotto c'è una ritmica che vai fa, oh tappa tappo. Un po' di musica brasiliana. E poi ho fatto il brano, ma non pensavo minimamente potesse i numeri di questo brano, perché ha dei numeri spaventosi. Senti, insomma. Io l'ho pubblicato su YouTube e ha fatto quasi 2 milioni di visualizzazioni. Su Facebook parliamo dei 5 milioni. Tra l'altro è diventato un tormentone ora su Radio 105. È vero, un amico mio mi ha chiamato l'altro giorno, ha detto, ma che è ospite Renato Ciado, sì, a Radio 105? Sì, detto, dalle 2 alle 4, quelli dello Zoli di 105, ma hanno questo tormentone, e loro, cioè, tra di loro fa, oh, tappa, tappa, di. Peraltro devo dirti che è un brano particolarmente canticchiato dai bambini, sì. Un nipote a Roma, che per quanto vive a Roma, però impazzisce per questo brano, per cui quando vuol fare il barese, visto che i genitori sono baresi, canta questa canzone. Che era quello che io volevo, perché dopo il brano che ha scritto papà, parliamo di 40 anni fa, Cusa do sta mio meglio paese, è nato spontaneamente quest'altro tormentone, che per fortuna sta andando bene. Hai sentito questa storia, Gianni, no? Questo brano... tu lo sai cantare questo brano di Gianni, no, di Renato? No, sì. No, no, dai, facciamo una prova. Dai, facciamo una prova. Dai, dal vivo, fai. Oh, sta fatta, appoggia di. Oh, di. Oh, oh, taffa. Tappo. Ciadi. Vai. Tappo. Ciappi. No, ciappi. Ciappi. Oh, sta fatta. Ciao, sta fatta. Tappo. Appo. Ciadi. Ciadi. Vai. Oh, sta fatta. Tappo. Ciadi. Funziona più che già. Mi fai un po' che di distrarre da quello che è stato la giornata. Ma sono venuto qui apposta, Gianni. Sì, ti ringrazio. Allora, a proposito della, diciamo, della Bari Canterina, oggi ha registrato la puntata di radiobari.gol il tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini. È venuto a registrare con Barbara Cirillo, domani alle 13 su Telebari vedrete questa trasmissione, andrà in replica anche tante volte. Insomma, questo è il promo che ha registrato Barbara insieme a Cornacchini e il suo vice Marolda. Vediamo. A me. Ah, a te? Sì, sì. Ci aggiustiamo i capelli, e lei non si aggiusta i capelli. Ma chi scatta?
No, cioè, partita, non è una foto, mister, è un video. Perché dobbiamo dare l'appuntamento. No, perché ci vediamo sabato con radiobari.gol. Finalmente sono riuscita a tirarla qui in radio. E a supporto, non vedo l'ora di andarsene. E a supporto è venuto Tommaso Marolda. Grazie, buona giornata. Ci vediamo sabato, mister. Dove? Qui, in radio. No, ciao, grazie. Ciao. E questa era Cornacchini che lancia il promo, pensavo fosse una fotografia, invece no, era un video. Guarda, è proprio il caso di dirlo, il pelo di una femmina tira nubastamente. Cornacchini, secondo me, tanto è venuto qua perché c'era Barbara. Tu dici? Sì. Se ci sono fregato. Tutte queste idee, tutte tue, va bene, va bene, va bene. Allora, tu sarai contento che Cornacchini è stato confermato perché eri per le conferme di Cornacchini? Ma no, io ho detto sempre, se c'è un programma di una società, il programma deve andare avanti come è cominciato, certo. Se tu lo spezzi c'è da rifare, non so se rendo l'idea, se oggi rimane questa squadra con non so quanti sono gli elementi utilizzati, 24, ne rimangono 10, su 10 lui già può contare, non so se rendo l'idea, ecco dove c'è la programmazione, che può essere fortunato, non sfortunato, bravo o meno bravo, è un altro discorso, non so se rendo l'idea, anche perché poi questo ragazzo, che io lo chiamo ragazzo, vedi, l'ho visto anche ingiovanito. All'età mia di tuo figlio, insomma, sì, alla stessa età, 53 anni. Sì, appunto. Sì. Quindi ad un certo momento, per me è un ragazzo, per lui, per me, Renato, per me è un bambino, adesso l'idea. Tutto, mi pare che sia normale. Tutto in relazione all'età tua, va bene. Andiamo in pausa. Fatemi dire. Ma non tanto, Gianni, chi 45 anni tenga, cioè. Quanti? 45. No, non è possibile. Giuro. Non è possibile. Sì, sto io testimone. Continuate a parlare voi. E dicono su 25. Cosa deve fare Giancarlo? Eccoci insieme in diretta. Bene, bella figuraccia. Eccoci insieme. Con Renato Ciardo e con Gianni Antonucci. Tra poco il collegamento con un ex del Bari che un po' fa da trade union fra Bari e Avellino. Che precedenti ha questo Avellino-Bari, Gianni? Una lunga storia, mi sembra di capire, no? Beh, sono fra andata e ritorno. Sono 32 gare di campionato, 32, 16 e 16. Poi abbiamo due partite di Coppa Italia ad Avellino e due partite di Coppa Italia a Bari. Poi abbiamo un torneo estivo che pochi ricordano e poco hanno evidenziato, che portò a lottare fino in fondo Avellino e Bari nel 1986. Sai, le squadre furono 12 squadre di Serie A che furono divise in tre gironi. Il primo girone lo vediamo ora sul teleschermo. Poi c'è stato il secondo girone e il terzo girone. Bari ed Avellino furono le prime nei rispettivi gironi e parteciparono ai gironi di semifinale. Uh-huh. Ai gironi di semifinale incontrarono squadre diverse, però tutte e due si imposero nei due gironi fino ad arrivare alla finale che fu giocata sul campo neutro di Benevento il 19 giugno 1986 alle ore 17. Vinta dall'Avellino per 3-2. Vinse l'Avellino per i Bari segnarono Ridaut e Scrosio. Come vinse 3-2? Che fu scatenato veramente l'Avellino, a parte il fatto che c'erano anche motivazioni minime. Così dopo una fine di campionato, sì. Perché il Bari poi era retrocesso, l'Avellino no. L'Avellino andò in vantaggio con un giocatore che poi acquistammo noi del Bari, Alessio. Sì. Poi segnò due gol e noi sul 3-0 ci riprendemmo e segnammo con, esattamente con Sclosa e Ridaut. Ed era Ridaut, ah, lo sai tu. Sì, sì, l'ho letto, va bene. Insomma, e tutta roba. Aspetta, Gianni, perché abbiamo il collegamento con un giocatore che ha giocato sia a Bari che a Avellino, era un portiere, un numero uno, lo salutiamo con affetto e simpatia, collegato con noi, Pino Taglialatela. Ciao Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Ciao Pino, ciao. Beh, peraltro, ciao. Insomma, come dire, in una società finita nelle mani della famiglia De Laurentiis, insomma, un po'
un tuo punto di vista lo vorrei, insomma, perché conosci anche, bene la loro storia. Perché il maggior numero di partite in Serie A ha fatto soltanto col Napoli. Col Napoli, appunto. Che ne pensi, Pino? Ma sicuramente questa garanzia è una grande garanzia per il calcio a Bari, anche perché per quello che ha fatto De Laurentiis padre nel Napoli, sotto gli occhi di tutti, ha fatto cose eccezionali, tiene il Napoli ad altissimo livello da tanti anni, da quando è in Serie A credo che sia stata l'unica squadra che ha messo in difficoltà lo strapotere della Juve. E credo che sia lo stesso iter lo possono tranquillamente fare a Bari, perché ha scelto una grandissima piazza, una piazza di calcio, una piazza dove si respira calcio 24/7, dove credo una piazza del genere deve stare in una categoria sicuramente superiore come la Serie A. Pino Tagliatelle è rimasto nel mondo del calcio o ne sei venuto fuori? No, me ne sono liberato sinceramente. Sì, perché liberato addirittura? Perché per me il calcio era quello di una volta e oggi mi diverto con i ragazzi, do quello che posso dare ai ragazzi, ai giovani qui a Ischia, a casa mia, ma a livello professionale, professionistico, sinceramente ho preferito. Cos'è cambia? Qual è l'episodio o la situazione che ti ha fatto pensare questo non è più il mio mondo? C'è qualcosa? Di solito quando si arriva a fare una decisione così, a prendere una decisione così forte, c'è sempre un fatto scatenante. Cosa ti ha spinto a dire addio mondo del calcio crudele, preferisco no, giocare? Perché credo che sono stato un modesto, discreto portiere e a me piaceva stare in campo. Non tutti siamo bravi ad allenare o a fare altro nel calcio e quindi ho preso coscienza di questa cosa. Sinceramente a me piace magari allenare giovani portieri, quello sì, magari potrei essere anche un bravo preparatore dei portieri, però visto che per fare ciò devi praticamente fare un iter un pochettino particolare, non perché sei bravo ma perché ti devi legare ad alcune situazioni. Io non ho mai telefonato nessuno, a me non mi piace, certo, chiamare persone o mettermi in lista d'attesa. E quindi poi c'avevo una grandissima passione per il calcio giocato, ecco quello che a me piaceva fare. È farlo in campo. Il resto non ti interessa, insomma? Il resto non mi interessa, no, mi diverto con i ragazzi, lo faccio veramente volentieri, lo faccio per il sociale perché mi diverte e mi fa ritornare ragazzino, perché credo che la passione del calcio sia molto bello quello che fai, molto bello. Peraltro tu abiti ad Ischia, Ischia è un po' la città che ha adottato Ciccio Brienza, che è un po' la bandiera del Bari, non so se hai modo di incontrarlo. Come no, ci incontriamo spesso, siamo amici, Brienza è un altro talento che è uscito da quest'isola meravigliosa e sono felicissimo che praticamente quest'anno ha dato un contributo importante al Bari, che è un grandissimo calciatore. Spero possa rimanere qualche altro anno lì, perché a parte una persona eccezionale, ragazzi, l'abbiamo Bari, avuto l'altro giorno in trasmissione, è stato un plebiscito, la gente lo adora proprio per il suo sì, ma Bari adorano i ragazzi per bene, i ragazzi seri. Io conosco bene l'ambiente, me lo ricordo una volta in una contestazione all'epoca della mia permanenza a Bari, non dico che fui salvato solo io, ma quasi, proprio perché tu quando ti comporti in un modo serio magari puoi anche sbagliare qualche partita, però ti apprezzano per la serietà e per l'attaccamento alla tua professione. Stai dicendo una cosa bellissima e credo che i tifosi del Bari te ne saranno grati, perché hai praticamente evidenziato come i tifosi del Bari non hanno gli occhi bendati ma sanno distinguere il bene dal male, mi sembra di capire. Ma Pino è stato sempre un ragazzo non solo per bene, non solo serio, ma anche veramente sportivo, veramente un atleta da ammirare. Del resto il Napoli, pur essendo lui della zona di Napoli, vale a dire perché lui è nato a Ischia, a Napoli è rimasto tanti anni in Serie A, vedete un po' il curriculum, basta vedere il curriculum. Qua ci sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 campionati con il Napoli.
10 campionati con il Napoli in Serie A e uno soldato in Serie B, quello del 98-99. Sì. No, che altro diciamo volete da un giocatore che praticamente oggi dice, non che rinnega, si allontana dal calcio perché non è più il suo mondo. E lo stesso mi sento io, specie dopo quello che ho ascoltato stamattina per televisione e per radio private. Eh sì, c'è una notizia. Persona che è stata arrestata e che non aggiungo altro, volevo soltanto. No, noi aggiungiamo, ti facciamo, mandiamo, in onda, il servizio di Barbara Cirio su quello che è accaduto perché è un fatto di cronaca. Nel frattempo ci congediamo con Enzo, mi devi dare, vero che sto un po' agitato per Mario Mazzone, però mi devi dare la possibilità di dire a quelli che mi chiamarono rincoglionito perché dicevo che questo portava il Bari all'abisso. E mi dicevano no, questo lo porterà in alto, infatti l'ha portato in alto, Pino Tagliatella, grazie, un abbraccio forte, grazie per la disponibilità. Un abbraccio a tutti. Ciao Pino, grazie. Allora andiamo in pausa pubblicitaria col servizio di cronaca registrato da Barbara Cirillo sui nuovi guai giudiziari dell'ex presidente del Bari Giancastro, vediamo. Circa 77.000 euro sottratti dalla cassa parcheggi del Bari Calcio e dai conti correnti della società sportiva barese sarebbero finiti nelle casse della Vigor Trani Calcio per consentire all'allora patron della FC Bari Cosmo Giancaspro di ottenere occasioni di illecito profitto nella città di Trani, come l'affidamento temporaneo della gestione dello stadio comunale a condizioni di favore o la creazione di una NewCo a partecipazione mista pubblico-privata che si sarebbe occupata della commercializzazione dell'energia elettrica e del gas. È finito in carcere Cosmo Giancaspro, la Guardia di Finanza di Bari ha arrestato l'imprenditore, ex patron del Bari Calcio, e altre quattro persone ritenute suoi prestanomi per i reati di bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio, peculato e abuso d'ufficio in concorso con pubblici ufficiali. Oltre al denaro degli incassi dei parcheggi nelle partite casalinghe della FC Bari, Giancaspro e i suoi presunti sodali avrebbero autoriciclato e riciclato nella Vigor Trani Calcio somme sottratte a diverse società riconducibili al gruppo Giancaspro. Oltre alla Football Club Bari 1908 SPA, l'Albicocco SRL, la Puglia Re SRL, la Creare Imprese SRL e la Stella Power SRL. Dagli atti emerge che a gestire la società sportiva tranese era di fatto l'imprenditore di Molfetta che decideva quando e a quali calciatori o componenti dello staff dovessero essere pagati gli stipendi, stabilendo anche le modalità di pagamento e decideva di cambiare i vertici della società individuando i ruoli gestionali sulla scorta di precise strategie. Le indagini hanno rivelato anche il progetto di acquisire la squadra molfettese del Borgo Rosso con l'intento di intavolare affari anche con il comune di Molfetta. Gli investigatori hanno fatto emergere l'esistenza di un comitato d'affari illeciti gestito da Giancaspro, già agli arresti domiciliari nell'ambito di un altro procedimento penale. L'autorità giudiziaria ha disposto anche il sequestro preventivo di circa 350.000 euro nei confronti di alcuni dei soggetti arrestati e del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, al momento iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre 9 persone. Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport. Adesso dobbiamo sfruttare la presenza di Renato Ciardo, perché ha la chitarra, Gianni. Ci mancherebbe. E io chiederò a Renato Ciardo fra pochissimo che cosa? Una compilation anni 60, 70, 80, anche un brano per ogni periodo, visto ma che comunque. Più che anni 60, farei proporre qualche brano a Gianni. Più dietro ancora? Ma, ma agli anni 60 noi avevamo come... No, chiam... prima ancora, Gianni. Che brano vorresti sentire? Dai, è un jukebox, rimettiamo il gettone e ti suona la canzone. Vediamo se la... Degli anni 50 allora. Anche prima. Anche prima? Beh, i più famosi. Prima che ho fatto per me, te e tutto. Per esempio, non so, Fiorin Fiorello... E quella l'abbiamo già fatta. Un'altra. Che so io... bella... Bella montanina. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. Perché è troppo melodica, troppo una cosa allegra. Una cosa allegra. Se considerate che ora sto ancora depresso, veramente depresso. Non lo so. Fai tu. Una cosa allegra. Facciamo. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, va in sordina il trio lescano, chi vuole l'orchestra d'Angelini, chi vuole il maestro. Aspetta, sono passati 80 anni, sono passato. Facciamo una canzone nostra. Facciamo una canzone. Vai. Vale. Cosa do sta mio vecchio paese? Non cresce l'erba, ma stonna la Parise. Sì, ma la me chiedo un continente. E già facile.
stata grande. Toc, 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 se la madre te la verma coc. La cazzata va a sciaccare se l'ora ne tost, ma non la toc. Bravo. Questo qua è diventato un tormentone negli anni. Ed è stato cantato negli stadio pure. Quindi alla, prima allo Stadio delle Vittorie. Ma tu lo sai la cosa più incredibile? Che una canzone di Righiera è cantata negli stadi di tutto il mondo. Quale? L'estate sta finendo. Vabbè, voglio. Ma in tutto il mondo. Quella è arrivata pure in Argentina. In tutto il mondo, in tutti gli stadi. Credo che sia l'estate sta finendo, dovrebbe essere questa, no? L'estate sta finendo e un anno se ne va. Noi nel 1960, Renato, battevamo le mani all'entrata in campo del Bari con il motivo di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Peugeot, Peugeot. Bravo, bravo, bravo. E poi come fa? Ai ai caramba. E beh, dal sottopassaggio venivano al centro del campo la squadra. Che bello. Ecco, questo per quanto riguarda... Invece negli anni 40, 40-50, il motivo era... così ancora 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore eccetera eccetera. Sì, sì. Scusa, ma Nicola Ventola che fine ha fatto? Nicola Ventola vive a Dubai. Ma pure veramente? No, 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 no. Ora Milano o Dubai? Milano o Dubai? Milano o Dubai, però a Milano. Ma come fa? Cioè, come fa a fare Milano o Dubai? Cioè, no, fa il cronista delle partite di calcio, cioè il radio, il telecronista. Per la TV di Dubai. L'hai visto? Cioè, sta la fotografia. L'abbiamo vista, l'abbiamo vista. Eh sì, l'ho visto prima, sì, ma è 12 anni fa. Vediamo però qualche pezzettino dell'attuale serie del Ciardatano. C'è qualcosina da mandare in onda? Ricorda, appuntamento imperdibile, Radio Bari, ore? Ogni giorno dalle 13.30 alle 14 su Telebari, Radio Bari e sulle nostre pagine Facebook. Vediamo. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Avete fatto? Non lo so. C'era anche Michele Salomone. C'era vediamo Salomone. Michele. Si può vedere? Perché no Michele Salomone? Scusate. Federico. Dai, ce l'hai Salomone. Vediamo. Così bilanciamo. Salomone, insomma, che dai, canta e misidia. Ti ricordi quella serata che facemmo? Stupenda, meravigliosa. E tra l'altro c'era pure Gian Caspro. È vero, c'era pure Gian Caspro. È vero, è vero. Mannello, allora, che altro vogliamo far vedere di Renato Ciardo? Vabbè, dopo torniamo. Vogliamo far vedere le fotografie di Bari Avellino, qualche precedente, Avellino, sì, Bari, sì, sì, andiamo su Avellino Bari, qualche di precedente. Che anno? E vediamo. Non si capisce di tutto, c'è cioè, qua. Sono bambini, sono queste, dai. Stavo dicendo prima che lui è Gianni, è il palo limiti del calcio, conosce qualsiasi cosa. Abbiamo le foto Bari, così io anch'io qui e possiamo vederle. Abbiamo la foto di un Avellino Bari 0-0 con Stefano Pellegrini spintonato da Cattaneo. Eccola qua. E questa è la foto, vediamo. No, questo, questo è un rigore del 78. De Luca pare rigore usufruito dall'Avellino. Parata di De Luca. Graziano De Luca. Questo invece è Pellegrini spintonato da Cattaneo. Questa. 1985. Ah, no, ok, sono andato bravo. Arriva la fotografia all'improvviso. Avellino Bari 0-0 del che 15-12-85, parata del portiere Irpino. E poi quella di prima. Questa invece Avellino Bari 1-0 del 21 maggio dell'89. Questa l'ho fatta io questa fotografia. Le due squadre in con campo. Con la macchina fotografica mia. Dalla tribuna. E poi invece i due gol del Bari. Avellino Bari 3-2, due gol del Bari, c'è sicuramente un gol di Cavalli e poi gol dell'Avellino. Abbiamo vinto tre volte ad Avellino però. Mm. Una volta nel 66 con Muisan, 1-0 al 90esimo. Poi facciamo un altro due gol e vincemmo 2-1 con Spinesi nel 93 ed è stata una partita drammatica quella. E poi quella dell'anno scorso, di 420 giorni fa, ad Avellino vincemmo 2-1 dopo che mentre perdevamo già 1-0. Poi segnò il buon Nenè
che fece il gol numero 2000 del Bari in Serie B, e poi al 92esimo ci sé per il Bari e vincemmo 2-1. Era il giorno di Pasquetta e ti posso dire che tutte e tre le vittorie del Bari ad Avellino sono state ottenute con gol decisivi negli ultimi due minuti. Sempre. Senti, ma che ne pensi dell'attuale presidente del Bari? Ma vedi, ti devo essere sincero. Vabbè, Giancaspro, no, sappiamo. No, non esiste. Quello è cancellato. Tant'è vero che una volta uno mi ha chiesto perché non fai un libro su tutti i presidenti? Di che poi devo mettere qualcuno che non mi va di scrivere neanche a scrivere bene. Allora, a questo punto volevo dirti che a me è piaciuto come ha parlato ieri. Ha parlato in termini seri. Naturalmente ha detto quello che è il programma. Naturalmente anche noi della stampa siamo un po' facili ad esagerare, ad ingrandire, certo, a ingigantire anzi alcune frasi, perché lui ha detto è un impegno, saremo impegnati anche in una costosa campagna di potenziamento. Ma è chiaro che una campagna di potenziamento vale fino a un certo punto. Renato, tu sei un giovane, io ti faccio soltanto tre episodi se... No, è troppo tempo. No. C'è già chiusura, chiusura. Io devo ricordare che domenica Avellino Bari è su Telebari in diretta, quindi abbiamo la telecronaca soltanto in diretta. Telebari, ho saputo, no, penso altre emittenti, però noi dobbiamo dire la nostra. Così mi hanno detto. Telebari in diretta Avellino Bari, a partire dalle 15, anzi un po' prima, primi collegamenti con Cristian Siciliani che sarà a Partenio. E niente, poi il Cerdatano alle 13.30, vuoi chiudere una canzone con Gianni? Io volevo fare innanzitutto i miei complimenti al panificio che sta qua oggi. Andiamo. Forte è stato un giocatore del Bari di Catruzzi. Forte? Ma è uno che fa parte del panificio? No, non credo. Ma le focacce stanno dentro o sono solo buste? No, soltanto il disegno. Ah, solo disegno, ho capito. Beh Gianni, non lo so, dite una canzone. L'ultima canzone, dai. Ne stanno tante canzoni. Per esempio, possiamo... Volare è troppo popolare, troppo popolare. Se mai quella che è bella di Modugno è sempre meraviglioso. Vale. Meraviglioso. Sì, bellissimo. Ma dai, bellissimo. Vai tu. No. Meraviglioso. L'aria per parlare. Cantala tu così chiudiamo in bellezza, lo meraviglioso. Forse dai. Voi non avete capito che cosa era per me questo calciatore che poi è stato un amico per una vita. Va bene, dobbiamo ci chiudere. Quasi ogni chiudiamo giorno. Con ricordo di Mario Mazzoni, bandiera del Bari scomparso poche ore che fa. Che il Bari si presentasse ad Avellino con il lutto al braccio. Grazie Renato Ciardo, grazie a Gian Antonucci. Grazie, e un bacio in cielo al grande Mario Mazzoni. Ciao. Ciao.